Direi che con l'incontro di oggi si pone una pietra miliare, nel senso che l'incontro oggi pone delle questioni che sono assolutamente chiare. Vogliamo discutere di piano industriale e avranno filo da torcere, diciamolo fino in fondo, anche perché ci vogliamo confrontare su progettualità, su investimenti e sul futuro di questo comparto. Per i tre governatori, Luca Zaia, la collega del Friuli Deborah Serracchiani e quello dell'Emilia Vasco Errani, ha costituito un passo in avanti il tavolo al Ministero per lo Sviluppo Economico con governo, azienda e sindacati. Sono state poste, secondo Serracchiani, le questioni che sono il nodo della vicenda, ragionando su tutti e quattro gli stabilimenti, Porcia compreso. Governo e regioni hanno detto a chiare lettere di voler discutere il piano industriale, una prova di forza che ha infuso fiducia a chi lotta per mantenere Electrolux in Italia. Direi che la soddisfazione l'abbiamo contabilizzare alla fine. Per il momento chiediamo un piano industriale, chiediamo di investimenti, di progettualità e ci rifiutiamo di pensare che l'unico elemento di confronto sia quello del costo del lavoro, che quindi si confronti in continuazione il costo del lavoro dell'Italia con la Polonia. Andare oltre, dice Zaia, allargare il terreno del confronto, anche perché sul tema salari c'è un balletto di cifre. Guardi, qui ci sono numeri contrastanti, si è partiti nel leggere dati intorno al 40%, abbiamo avuto altri che sono intervenuti spiegando altri calcoli che sommano al 18%, l'azienda parla di 8%, però direi che le regioni sono qui per fare la loro parte. Ovvio che deve essere dichiarata la crisi di settore a livello nazionale e riconoscere, come è accaduto in Francia e in Spagna, che questa vertenza deve essere affrontata con muscolarità, serenità, non violenta, ma con muscolarità.